Ciao Missentini, questa è una lezione introduttiva alla teoria del colore e all'uso pratico di queste nozioni. Nella prima parte vi parlerò delle proprietà del colore e nella seconda vedremo come mettere in pratica ciò che avremo imparato facendo alcuni elaborati. Mi pongo una domanda: perché, secondo voi, è così importante conoscere le caratteristiche del colore? In che modo possiamo usare le conoscenze che abbiamo su di esso a nostro vantaggio? Prima di andare avanti, prova a dare delle risposte, scrivile e a fine filmato confronta le tue idee con ciò che ti dirò. I colori che vediamo in natura sono il risultato di un fenomeno fisico, ovvero la scomposizione della luce che viene captata dall'occhio umano. Se osserviamo un fascio di luce che colpisce una superficie trasparente e sfaccettata come ad esempio un prisma, noteremo che si scompone in sette colori: rosso magenta, arancio, giallo, verde, blu, indaco e violetto. E questo è il cosiddetto spettro dei colori visibili. L'arcobaleno, che vediamo quando ritorna il sole dopo un violento acquazzone, ne è un esempio. Questi colori sono chiamati colore base perché, combinati tra loro in tutti i modi possibili, danno origine a tutte le tonalità di colore esistenti. Tre di questi sono chiamati primari perché non sono ottenibili dalla mescolanza con altri colori, che sono il rosso magenta, il blu e il giallo. Mescolando il rosso e il giallo otteniamo l'arancione, mescolando il giallo con il blu otteniamo il verde, rosso e blu il viola. Per capire come i colori entrino in relazione tra loro, osserviamo il cerchio cromatico. Si definiscono complementari i colori che si trovano in posizione opposta sul cerchio cromatico. Sono complementari il giallo ed il viola, il rosso e il verde, il blu e l'arancio. I colori si dicono complementari quando l'uno rispetto all'altro si trovano sul lato opposto del cerchio cromatico. Se ci fai caso, i due colori complementari tra loro appartengono uno al campo dei colori caldi e uno a quello dei colori freddi. Il complemento di ogni colore primario è un colore secondario. In pratica, due colori complementari tra loro contengono insieme i tre colori primari. Proviamo a chiarire la questione con un esempio. Il colore complementare del blu è l'arancione, perché nasce dalla combinazione degli altri due colori primari, ossia giallo e rosso. Potete notare come i colori complementari accostati tra loro appaiono più intensi. La distinzione tra colori caldi e freddi viene fatta in base all'intonazione che psicologicamente evoca un colore. Le sfumature che tendono al rossiccio, al giallo, sono considerati colori caldi, perché evocano il fuoco, il sole. Le sfumature che tendono al blu e al verde sono considerati colori freddi, perché evocano l'acqua e il cielo. Tuttavia, la distinzione non è così rigida. In verità, non tutti i blu o verdi sono freddi. Sapevate che anche il nero può essere caldo o freddo? Il nero avorio è un nero caldo e il nero di vite e il nero fumo sono neri freddi. Ma non confondiamoci. Per semplificare, potremmo dire che i colori contenenti al loro interno più quantità di blu tendono al freddo e colori che contengono al loro interno una piccola quantità di rosso o giallo tendono al caldo. Ad esempio, un marrone contenente più giallo sarà un marrone caldo e ci apparirà come un marrone chiaro, ed un marrone contenente al suo interno una maggiore quantità di blu sarà un marrone freddo. Pensate al gelato al cioccolato. Ricordate le domande che vi ho posto all'inizio del filmato? In che modo possiamo usare le conoscenze che abbiamo sul colore a nostro vantaggio?
L'uso del colore è molto studiato da professionisti dell'immagine, non solo artisti come pittori, fumettisti, illustratori e fotografi, ma anche da stilisti, grafici pubblicitari, registi o videomaker. Poiché le immagini ci parlano, lo fanno anche i colori. Ecco alcuni esempi. Osservate questa fotografia e come l'accostamento dei colori complementari di questi due fiori creano una composizione vivace, capace di catturare la nostra attenzione e farci affermare: ma che belli! Probabilmente presi singolarmente ci sarebbero apparsi un po' meno belli, ma l'accostamento dei colori complementari mette in risalto ognuno il colore dell'altro. Ed ecco un'applicazione pratica. Nella moda, se vogliamo farci notare o apparire eccentrici, ci vestiremo con colori complementari. Nell'arredamento, sembra veramente un salotto di una persona eccentrica, forse un artista. Osserviamo adesso un dipinto di un artista del divisionismo, Giovanni Segantini. Le due madri. I toni caldi trasmettono affetto, quello della vacca e quello della donna, per i propri figli. Due specie diverse, quella umana e quella animale, unite dallo stesso sentimento. In quest'altro dipinto di Caspar David Friedrich, un artista del romanticismo, i toni violetti dello sfondo, il nero tendente al marrone dell'albero, il bianco della neve e i marroni dei rami a terra ci danno un'altra sensazione ancora. Freddo sicuramente. E a voi quale stato d'animo trasmette? Tristezza? Forse solitudine? Ma il colore è comunicazione anche nel mondo vegetale e animale. Pensate ai colori dei fiori che devono attirare e sedurre gli insetti, oppure il pavone che con i suoi splendidi colori riesce a corteggiare le femmine della sua specie, da cui il detto pavoneggiarsi. Ma riflettiamo anche sul significato che i colori hanno nella nostra cultura. Ad esempio, se vi chiedessi di pensare ad una donna con un bellissimo abito bianco entrare in chiesa, voi pensereste, esatto, ad una sposa. Il bianco è simbolo di purezza. Non a caso il bianco è il colore dell'abito del Papa, del vestito della prima comunione, ma anche delle ceramiche nelle quali mangiamo e ci laviamo, proprio perché devono dare l'idea di candore e pulizia. Il nero, invece, nella nostra società, è il simbolo del lutto o di eleganza. Il blu, il colore del mare e del cielo, trasmette sicurezza. Non a caso è il colore delle divise della polizia. Il verde è il colore prevalente in natura. Sono verdi prati e boschi. Il verde trasmette serenità, rilassa. Per questo motivo le aule e i banchi delle scuole sono verdi, ma anche le camere degli ospedali, verdi e bianche. E verde il colore del camice del chirurgo. Infatti, se ci fate caso, il verde è il complementare del rosso. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, poiché quando si fissa un colore per un po', la retina percepisce anche il suo complementare e durante un'operazione il chirurgo è costretto a guardare il rosso del sangue, ma non appena distoglie lo sguardo, la sua retina gli fa vedere ombre e aloni verdi. Il rosso è il colore del sangue, della passione, del vino, del fuoco e delle Ferrari. È simbolo di energia, calore, luce e di azione, ma anche di pericolo. Il colore arancione è simbolo di armonia interiore, di creatività artistica, di fiducia in se stessi e negli altri. L'arancione simboleggia la comprensione, la saggezza, l'equilibrio e l'ambizione. Nella pubblicità l'arancione viene spesso usato per rendere più invitanti quei prodotti che hanno un prezzo alto, perché psicologicamente li fa sembrare più convenienti. Quando colorate il sole, di che colore lo fate? Proprio così, il giallo è il colore della luce, dei primi fiori di primavera, il giallo è il colore della gioia, dell'estate e del risveglio. Come avrete capito, la scelta dei colori nel marketing non avviene per caso.
Sapendo cosa vuole trasmettere ogni brand con un determinato colore, la prossima volta che andrete a fare acquisti, vedrete con occhi diversi le confezioni e i marchi che li rappresentano. Da una ricerca emerge che gli uomini hanno una spiccata preferenza per il blu, seguito a grande distanza dal verde e poi dal nero. Anche le donne mettono al primo posto il blu, cui segue il viola e poi il verde. Il marrone e l'arancione sono colori poco amati da entrambi. Gli uomini mostrano di non gradire il viola, le donne non amano il grigio. Gli uomini prediligono i colori accesi, mentre le donne i colori pastello. Inoltre, gli uomini sono più propensi a scegliere colori scuri, le donne colori chiari. I colori influenzano il nostro stato d'animo e capita di vestirci in base ad esso. Qualcuno può sembrarci più simpatico o addirittura più antipatico a seconda dei colori degli abiti che indossa. Da oggi quindi attenzione ai colori che indossate. Adesso avete delle nozioni in più che potrete sfruttare a vostro favore nella realizzazione di una vostra idea, sia essa un'opera pittorica o un altro progetto. Perché non provate a sperimentare la sensazione che può dare lo stesso disegno colorato una volta con i colori caldi e un'altra con i colori freddi? Scegliete il soggetto che vi piace e iniziate. Io riprodurrò la stanza d'Arles di Van Gogh. Inizio facendo il disegno sul foglio di carta ruvida da 120 grammi. Una volta terminato, utilizzando una lavagnetta luminosa, ricopio il disegno su un altro foglio, in modo tale da avere due copie identiche dello stesso disegno. Ho improvvisato una lavagnetta prendendo una cassettina della frutta e mettendo dentro una lampada da tavolo e sopra il vetro di una cornice. Ma se c'è abbastanza luce potete tranquillamente fissare con dello scotch il foglio sul vetro di una finestra. Quindi con una gomma pane alleggerisco le linee del disegno e le ripasso con un pennarello. Questo perché mi piace vedere la linea di contorno ben definita e creare uno stacco maggiore tra le forme. Ma questo dipende dal gusto e lo stile di ognuno. Dopodiché divido i colori mettendo i caldi da una parte e i freddi dall'altra. Inizio con i colori caldi, parto dalle tonalità più scure per poi sfumarle con i colori più chiari. Utilizzo dei pastelli morbidi, i carbotello e sfumo con un blender. Povero Van Gogh, a questo punto si starà rivoltando nella tomba. Ma non importa, vado avanti con il mio lavoro. Giro spesso il foglio per cercare di passare il meno possibile la mano sulle parti già colorate. A tal proposito vi consiglio di mettere sotto il palmo un tovagliolino e cambiarlo spesso. Un altro piccolo consiglio. Temperate spesso le matite. Una punta ben fatta aiuta a definire meglio i dettagli. Una volta terminato il primo elaborato, rifaccio tutto con i colori freddi. Adesso che avete i due elaborati, confrontateli e osservate come cambia il vostro stato d'animo rispetto ad essi. Quale vi piace e in quale vi ritrovate di più? Spero che i miei disegni vi piacciono e che la mia video lezione vi sia stata utile. Buon lavoro e fate in modo di lasciare a bocca aperta il vostro prof di arte.